Riallacciare la nostra relazione con il Padre rovinata dal peccato e toglierci dalla condizione di orfani restituendoci a quella di figli. Con queste parole, Papa Francesco ha descritto la missione di Gesù per spiegare la Pentecoste nell'omelia della Messa celebrata nella Basilica Vaticana. La solitudine interiore, la presunta autonomia da Dio e la difficoltà di riconoscere l'altro come fratello sono i segni che ci siamo distaccati da Dio e ne siamo diventati orfani. Ed è solo grazie all'opera redentrice di Cristo e al dono dello Spirito Santo che la paternità di Dio si riattiva in noi. Lo Spirito è dato dal Padre e ci conduce al Padre, ha proseguito Papa Francesco. Tutta l'opera della salvezza è un'opera di rigenerazione nella quale la paternità di Dio, mediante il dono del Figlio e dello Spirito Santo, ci libera dall'orfanezza in cui siamo caduti. Dall'immenso dono d'amore che è la morte di Gesù sulla croce, è scaturita per tutta l'umanità come un'immensa cascata di grazia l'effusione dello Spirito Santo. Chi si immerge con fede in questo mistero di rigenerazione rinasce alla pienezza della vita filiale. E consolidando la nostra relazione di appartenenza al Signore Gesù, lo Spirito ci fa entrare in una nuova dinamica di fraternità. Mediante il fratello universale che è Gesù, possiamo relazionarci agli altri in modo nuovo, non più come orfani ma come figli dello stesso Padre buono e misericordioso. E questo cambia tutto. Possiamo guardarci come fratelli e le nostre differenze non fanno che moltiplicare la gioia e la meraviglia di appartenere a quest'unica paternità e fraternità.